Siamo qui per la presentazione di questo testo, Parole dagli occhi, di cui vi parleremo a breve. Intanto ringraziamo il Comune di Brolo per il patrocinio, nella persona del vice sindaco, dell'assessore alla cultura Maria Vittoria Cipriano e dell'assessore Tina Fioravanti, assessore ai servizi sociali. Grazie particolare all'Associazione Stelle Aratro che nella persona della Presidente Stefania Ignazitto ha organizzato l'evento. Grazie Cettina, buonasera a tutti gli intervenuti e buonasera anche ai radioascoltatori di Biredio, perché questo evento è in diretta radiofonica. Noi questa sera come amministrazione siamo veramente contenti di avere inaugurato, diciamo così, con questo evento molto importante, la Villa Comunale di Brolo, che è stata riaperta al pubblico ieri, però oggi celebriamo veramente l'inaugurazione di un evento importante, ne seguiranno tanti altri. Come diceva Cettina, questo non è un libro come tutti gli altri, non è un romanzo, non è un saggio. È una silloge di racconti, racconti di vita, racconti di protagonisti che vediamo tutti i giorni e dietro questi racconti c'è una protagonista che non si vede, che è Linda, e ringraziamo il fratello per essere qui presente con noi che interverrà successivamente. Abbiamo accolto di buon grado la proposta dell'Associazione Culturale Stelle Aratro di intervenire appunto questa sera. Un'associazione che non è un'associazione di Brolo, un'associazione locale, però vanta parecchi iscritti di Brolo e collabora spesso diciamo, con il comune. Quello che è importante è che le associazioni culturali come queste e come quelle anche che operano sul territorio di Brolo si aprano al territorio non soltanto dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista sociale. Qui infatti accanto a me è presente l'assessore Tina Fioravanti che si occupa dei servizi sociali e noi ci rendiamo conto che spesso cultura e servizi sociali lavorano in un sistema integrato, perché quando la cultura è fine a se stessa e non si apre al territorio e lavora veramente per il territorio come fanno le associazioni, salva a metà. E quindi questa sera che benvenga questo incontro dove i proventi, appunto come è stato anticipato, andranno devoluti all'Associazione Cambiamenti, che viene sostenuta dall'Associazione Stelle Aratro, proprio per promuovere tutte quante le iniziative, anche la ricerca per le malattie neuromuscolari rare. Grazie ancora a tutti, ma un grazie particolare lo voglio fare anche alla Rosa Blu, ai ragazzi che sono qui presenti, ma anche a quelli che stasera per diversi motivi non sono qui con noi. Grazie a Carmela Gentile e per lo straordinario pure impegno che ogni giorno, tutto l'impegno che ogni giorno mettete in campo per far sì che questa associazione pure vada avanti e vada avanti bene. Ringrazio Stefania per avermi voluto qui stasera insieme a lei e per darmi l'opportunità di riflettere insieme a voi su un argomento che fa parte della nostra realtà, e cioè il rapporto con la malattia e in particolare con le malattie rare, il cui processo evolutivo, naturale e conseguenziale è purtroppo la morte. Parole dagli occhi è, come accennava Maria Vittoria, è una raccolta di short stories, cioè di racconti brevi, che descrivono, come dice Stefania nella postfazione del libro, sentimenti forti come l'amicizia, il ricordo e la solitudine. Storie che apparentemente non hanno nulla in comune, sono alcune storie sì che raccontano di solitudine, di malattia, ma non tutti i racconti, non c'è un filo conduttore, diciamo, che le unisce, ma se non l'amore per la scrittura. Scrivere serve per spiegare la realtà, per esprimerla agli altri e a me medesima in modi diversi, dice l'autore Giordano Vezzani nel racconto Elaborazione. Qual è quindi il significato della scrittura? La scrittura può rappresentare un'occasione per prendere coscienza della malattia e ripensare le nostre vite e il mondo in un'ottica di gioia individuale e comunitaria.
Il rapporto con la malattia cambia radicalmente. Subentra probabilmente una certa dose di sano fatalismo che porta a curare l'anima e il corpo. Anche l'atteggiamento dei familiari in presenza di un parente affetto da questa malattia, il cui processo inesorabile, abbiamo già detto, è purtroppo la morte, si modifica. Spesso in queste situazioni non si cerca più la cura per vivere tanti anni, non sta a noi decidere quando morire. Può accadere all'improvviso per mille cause, ma si pensa solo a fare ogni giorno ciò che può nutrire d'amore il corpo e l'anima per pensarli in salute. Intanto svegliarsi la mattina e ringraziare per esserci, pensare alla morte come parte della vita. È necessario provare a stare bene ogni giorno, sentire dentro di sé un'energia positiva per donarsi amore e trasmetterlo a chi ci è vicino. È illusorio pensare di salvarsi da soli alzando muri. I muri sono contagiosi più di qualsiasi virus, ma noi possiamo abbatterli con il coraggio e con l'amore. Ci sono storie di persone che stanno lottando contro varie malattie, affrontandole attraverso la scrittura, appunto, la recitazione, il canto, l'arte, la musica. In questo modo, possiamo dire, quindi parlando in termini medici, si alzano le difese immunitarie che curano corpo, spirito e anima. Quindi in questi casi tutti abbiamo la grande occasione non per pensarci eterni, ma per riscoprire la gioia di una pienezza di vita qui ed ora. Questo è quello che il libro Parole dagli occhi vuole, i racconti vogliono esprimere. Passo adesso la parola a Stefania, la quale vi parlerà dell'associazione Stella e Aratro e dei fini appunto che si propone. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io voglio da subito invece ringraziare Cettina Giallombardo perché il suo contributo nella riuscita dell'evento è stato senz'altro importantissimo, quindi ti ringrazio veramente tanto. Io mi scuso per l'emozione, ma sono direttamente coinvolta in questo progetto al di là dell'associazione perché Linda per me era una persona molto importante, una carissima amica, praticamente sono cresciuta con lei, quindi mi conosceva fin da piccola e parlare di lei per me è sempre un'emozione. Dunque, io sono presidente dell'associazione culturale Stella Aratro, noi abbiamo la sede a Gioiosa Marea, ma interveniamo su tutto il territorio. In realtà siamo nati da poco come associazione nell'ottobre del 2019 con diversi obiettivi, primo fra tutti quello di diffondere la cultura, ma facendolo in maniera anche mirata. Quindi abbiamo da subito voluto dare un contributo nel sociale perché ci crediamo molto nella solidarietà, nell'altruismo e nella presenza concreta di un'associazione sul territorio e sui territori. Parole dagli occhi nasce appunto in ricordo di Linda Ricci, che purtroppo è morta a causa della SLA. Io voglio ringraziare tutti gli autori che hanno partecipato perché senza di loro il progetto non poteva realizzarsi. E lo voglio fare perché abbiamo scoperto che la sinergia tra arte e solidarietà è molto importante. Quindi da subito gli autori si sono prestati gratuitamente per realizzare il libro, perché hanno personalmente creduto da subito nel progetto. Addirittura qualcuno di loro ci ha raccontato che ha avuto un familiare che purtroppo è morto anche lì a causa della SLA, quindi si sono sentiti proprio coinvolti in prima persona. Noi come associazione stiamo portando avanti anche il secondo progetto solidale. Questa volta realizzeremo un libro di fiabe per bambini e anche in questo caso i proventi andranno ad un'altra associazione del territorio. Io voglio ringraziare il Comune di Brolo ancora una volta per averci ospitati e voglio ringraziare l'associazione La Rosa Blu perché
Noi crediamo molto nella collaborazione tra associazioni, infatti è la stessa cosa che ho detto qualche giorno fa a B-Radio per l'intervista, perché crediamo che soltanto collaborando e cooperando, quindi mettendo insieme le idee, possiamo davvero fare tanto, come il detto famosissimo l'unione fa la forza, quindi noi crediamo molto in questo ed è importante oggi più che mai far sentire la presenza delle associazioni sul territorio, nonostante ci siano a volte delle difficoltà, però è per noi fondamentale esserci, quindi siamo pronti ad accogliere qualsiasi idea o progetto ci venga proposto. Io non mi voglio dilungare troppo, ma voglio ringraziare anch'io l'associazione Cambiamenti, perché è davvero un'associazione che opera nel concreto. Tra l'altro ha seguito Linda per tutto il percorso, infatti voglio ringraziare anche il fratello Giuseppe Ricci, ma il figlio di Linda Valerio Gismondo, che purtroppo non è qui per motivi di lavoro e fuori, però lo voglio ringraziare perché è stato lui ad indicarci l'associazione Cambiamenti, perché per loro, per la famiglia, è stato molto importante il sostegno dell'associazione Cambiamenti, quindi da subito abbiamo iniziato questa, chiamiamola, collaborazione che a noi fa davvero molto piacere. Ascoltiamo adesso un altro brano eseguito dai nostri musicisti, è un brano di Schubert. Ascolteremo la poesia in dialetto, a stessa luce di sempre, in dialetto in italiano, appunto recitata dall'autore José Russotti. Buonasera a tutti. Ho conosciuto Linda agli inizi degli anni Ottanta. Abbiamo vissuto con lei, con Pippo, la sua famiglia, 7 anni bellissimi, tant'è che Linda è diventata la madrina di mio figlio e poi io ho chiesimato a lui. Purtroppo nell'87 le nostre vite ci dividono, noi siamo andati a vivere nella parte opposta della città e quindi un po' ci siamo persi. Poi lei venne qui a Gioiosa e niente, ho perso traccia di lei. Un giorno mia moglie la incontrò sul viale San Martino, tornò a casa, sono commosso, tornò a casa sconvolta, disse: sai, ho incontrato Linda, parla malapena alla SLA. La SLA, credetemi, non conoscevo fino a quel giorno il significato di questa terribile sigla, SLA. Purtroppo poi il tran tran quotidiano della vita ci porta a dimenticare le cose. Un giorno arrivò una telefonata da suo fratello: venite perché Linda ha bisogno di voi. E quel giorno, quando siamo arrivati, l'ho vista lì in quel letto, un mucchio di ossa tra le lenzuola. Lei che era una ragazza piena di vita, aveva la voglia di vivere e la vide lì in quel letto. Quello che mi colpì però di tutto fu che nonostante la malattia l'avesse flagellata, distrutta,
era riuscita a conservare la stessa luce di sempre, quello sguardo luminoso che caratterizzava il volto di Linda Ricci. Tornando a casa, venne fuori questa poesia, la stessa luce di sempre. Mi sono permesso di interrompere la signora per dire: la voglio leggere in italiano perché il mio dialetto è un dialetto molto antico, forse incomprensibile. Io sono di Malvagna, a 17 km dalle gole dell'Alcantara, e siccome la poesia è breve, leggo la parte in italiano per renderla più comprensibile, poi quella in dialetto. La stessa luce di sempre. Tu che conosci solo il pianto, pianto che frantuma ogni speranza, speranza che appiana ogni cosa, dove il lutto più potente ha il peso di una condanna. Tu che conosci solo il rumore della notte, il tuo silenzio è un salto nel baratro, uno sguardo triste dentro un vuoto di nulla. Ma in questa gabbia che sfugge al dolore, in questo mondo che non conosce il motivo vero della mala sofferenza, tu che stai immobile e muta dentro un letto stracciato di spine, allenta la cintura e guardami. Poc'anzi, quando ti vidi, trovai dentro il fondo dei tuoi occhi la stessa luce di sempre. Grazie. La stessa luce di sempre. Tu che conosci solo pianto, pianto che si sfrantuma ogni speranza, speranza che parigia ogni cosa, un lutto più potente e avu piso della cunnanna. Tu che conosci solo scruscio da notti, un tuo silenzio è un sauto do bauso. Una triste tariata in un vacanti nenti, manda sta iaggia che spugli o dolori, da sto mondo che non conosce il vero motivo della mala sofferenza, tu che stai ferma e muta in un letto strazzato di spini, lenta curria e vattami. Antura, quando ti visti, trovai in ciò funno di tocchi la stessa luce di sempre. Grazie. Scusi, avvocato, io voglio ringraziare José perché siamo diventati praticamente amici e lo voglio ringraziare perché è una persona molto sensibile. Quindi grazie anche lui. Ecco, ha conosciuto personalmente Linda e Linda era così, era una persona straordinaria, e quello che colpiva di Linda era il suo sorriso. Io non ho mai visto Linda non sorridere, cioè lei anche nei momenti difficili sorrideva sempre, era proprio una persona combattiva, quindi mi piace ricordarla sempre così. Grazie avvocato, la parola a lei. Buonasera a tutti, sono Carmen Agnello, ringrazio tutti i partecipanti. Ringrazio l'associazione Stelle Aratro che con queste iniziative ha dimostrato che la sinergia tra associazioni sul territorio è importantissima e aiuta a realizzare degli obiettivi che a volte riteniamo non essere raggiungibili. Ringrazio l'amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nell'organizzazione di questo evento, nel patrocinio che comunque hanno concesso. Stasera non vi voglio raccontare cose brutte o tristi, ma mi piacerebbe dirvi quello che cerchiamo di fare per i malati che soffrono di patologie neuromuscolari rare. In realtà quelle più gravi sul territorio e più frequenti sono la SLA, l'atrofia muscolare e la distrofia muscolare. Sono malattie particolari che comunque, soprattutto per quanto riguarda la SLA, danno una possibilità di vita molto limitata, quindi è una
spada di Damocle che ti viene a ritrovare su un'intera famiglia. L'intera famiglia si sconvolge e quindi lì probabilmente è importante che ci sia l'aiuto di qualcuno che li sostenga anche nelle banalità, nella presentazione di un'istanza all'ASP piuttosto che di un contributo, di un'istanza per ottenere un contributo economico, perché purtroppo si tratta di patologie altamente invalidanti che portano anche un'emorragia proprio economica all'interno della famiglia. Lì noi cerchiamo di intervenire, interveniamo quindi con un aiuto che può essere di sostegno anche burocratico nell'aiuto della presentazione di queste istanze, ma la parte più bella è sicuramente di sostegno alle famiglie, in questo senso di sostegno proprio materiale. Abbiamo dei volontari che sistematicamente cercano di visitare le famiglie e i malati al domicilio. Abbiamo attivato da 2 anni dei progetti importanti, 2 sono: uno di sostegno psicologico alle famiglie, quindi in particolare al caregiver, che sarebbe la persona che materialmente si occupa del malato H24, è il familiare più stretto che per forza di cosa conosce tutte le medicine che prende il malato, tutto quello che è il percorso della malattia. E quindi inviamo al domicilio dei nostri malati una psicologa che fornisce gratuitamente il sostegno psicologico. Esiste poi anche un gruppo di aiuto psicologico che invece realizziamo all'interno della sede dell'associazione, che si trova a Messina in via Ghibellina numero 12. Lì il gruppo serve per spiegare al caregiver o comunque ai familiari che ci vogliono partecipare che in realtà i problemi che hanno non sono solo i propri problemi, ma in realtà sono comuni a quelle delle altre famiglie, e in questo modo in qualche modo si riesce a superare soprattutto la solitudine che si comincia a avere quando c'è questa malattia. Un altro progetto molto bello che stiamo portando avanti è quello che abbiamo chiamato delle ore sollievo. In sostanza noi abbiamo attivato una convenzione con una società che fornisce personale altamente specializzato che si reca al domicilio del malato e sostituisce per qualche ora alla settimana il caregiver. In questo modo il caregiver o gli altri familiari tranquillamente, se lo desiderano, possono uscire, andare, non so, a pagare la bolletta piuttosto che andare a comprare il pane. È un progetto che nasce proprio dall'ascolto delle famiglie. Ricordo proprio che personalmente andammo a casa di una malata a Messina e il marito ci disse: io non riesco ad andare neppure a comprare il pane perché non la posso lasciare sola. Che si tratta di malati che hanno nel percorso della malattia cominciano ad avere la tracheo, vanno aspirati, cioè sono dei malati particolarmente gravi. Quindi è richiesta la necessità, la presenza di un familiare in maniera continuativa, non ti puoi assentare neanche un minuto. Una cosa bella, il titolo di questo libro è veramente molto particolare perché fa riferimento agli occhi. I malati di SLA perdono quasi subito, soprattutto quelli che vengono colpiti dalla SLA bulbare, l'utilizzo delle corde vocali, quindi non riescono più a parlare. L'unico modo che hanno allora a quel punto per comunicare sono gli occhi. La prima cosa che fanno all'interno dei centri SLA, in provincia di Messina siamo fortunati perché in tutta la Sicilia ce ne sono 4 centri SLA e nella provincia di Messina ne abbiamo ben 3. E uno è a Mistretta ed è il Maugeri ed è il centro dove Linda era in cura,
L'altro è il Nemo, è all'interno del Policlinico, e l'altro è al Neurolesi, quindi ne abbiamo ben tre. La prima cosa che fanno quando i malati entrano all'interno del centro e cominciano a perdere la voce, grazie all'aiuto e alla professionalità di un logopedista, imparano al malato a utilizzare gli occhi per comunicare. C'è l'Etran, che è una lavagnetta trasparente con le lettere indicate, e il malato impara con il movimento degli occhi a utilizzare questa lavagnetta e a comunicare. Oggi per fortuna esiste anche il comunicatore, che è uno strumento un po' più importante perché ha anche un costo molto elevato. In questo momento la Regione Sicilia, grazie a un progetto, riesce a fornirlo gratuitamente ai malati di SLA. È vero che ci vuole molto tempo per ottenerlo, si fa la domanda e di solito arriva dopo 9 mesi, 10 mesi, però arriva, e consente al malato di comunicare come se, sempre con gli occhi, però esce una voce da un computer. E Linda comunicava col comunicatore ed era chiacchierona da questo punto di vista, perché li usava gli occhi in una maniera impressionante. E lì penso alla poesia che ha scritto il suo caro amico, perché obiettivamente i suoi occhi erano molto molto espressivi. Poi lei era tosta, quindi aveva quello sguardo particolare. Cos'altro? Il progetto delle ore sollievo appunto viene fornito gratuitamente dalla nostra associazione, e in qualche modo cerchiamo appunto di aiutare le famiglie. In questo momento è attivo da circa 6 mesi, lo abbiamo esteso anche alla provincia per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo dei pazienti di Santa Greta di Militello che ne stanno usufruendo, di Milazzo. Purtroppo si tratta di una malattia che sulla carta ancora è rara, ma in realtà nella nostra provincia è molto presente. Addirittura proprio nel comune di Gioiosa Marea ci sono tanti casi. Questo ha portato pure anche i ricercatori a interessarsi molto a questa zona, proprio perché si rilevavano questi casi di persone che non avevano quasi niente in comune se non proprio il territorio. Io dico, sono entrata in associazione da circa 3 anni, però già mi dicevano che già 10 anni fa nello stesso quartiere c'erano, il Gioiosa Marea, c'erano ben 5 casi, e uno era quello di Linda. Io penso di avere detto un po' bene, tutto, avvocato, ho detto dei... Noi la ringraziamo. Però vi ringrazio, tantissimo. L'unica cosa che volevo dire è che se qualcuno ha qualche curiosità, il sito dell'associazione è www.cambiamentiaps.it, e lì si trovano sia i contatti dell'associazione e tutte le informazioni che eventualmente volete. Vi invito ad acquistare il libro perché mi sembra doveroso, e ringrazio come sempre gli autori che sono stati splendidi, hanno creato veramente una cosa meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie a lei per il suo intervento e per le notizie che ci ha fornito riguardo la vostra associazione, e quindi siamo a conoscenza, insomma, di quello che potete fare e a chi rivolgersi eventualmente. Adesso invece ascoltiamo la testimonianza del fratello di Linda. Ecco, gli chiediamo di parlarci un po' di Linda e un po' naturalmente dell'esperienza vissuta in famiglia. Prego. Buonasera a tutti. Niente, io sono qui in rappresentanza della famiglia di Linda in quanto fratello. Praticamente ho vissuto un po' l'esperienza che purtroppo si è conclusa con la sua morte, e che effettivamente ha comunque cambiato un po' tutti in famiglia, fin dal momento in cui le venne diagnosticata, perché la diagnosi corrisponde ad una sentenza di morte. Purtroppo ancora non c'è una cura e dobbiamo accettare questa conseguenza. La nostra esperienza
parlo al plurale perché appunto cerco di parlare anche per i miei nipoti che sono stati particolarmente presenti appunto negli anni in cui mia sorella ha ha vissuto la malattia, e noi tutti della famiglia abbiamo vissuto la degenerazione. Dalla sentenza inizia appunto la degenerazione della malattia, dalla sentenza di morte, che poi è la diagnosi, e inizia la degenerazione, cioè inizia a vedere il tuo caro degenerare, ed è quella la cosa che ci ha particolarmente coinvolti. Perché chiaramente giorno dopo giorno io vedevo mia sorella cambiare, e di conseguenza, essendo anche molto legati, vivevo direttamente insieme a lei questa degenerazione, questo cambiamento. Quindi stavo parlando della degenerazione. Inizia con la diagnosi, che viene fatta dai centri che sono specializzati appunto in questo, che credo, se non ricordo male, fece una prima diagnosi a Cefalù e poi una seconda a Palermo, in cui le dettero conferma. Inizia con appunto le prime cadute, perché chiaramente il sistema muscolare non riesce più a sostenere il peso. Io ricordo che appunto per telefono mi spiegava che praticamente cadeva. Io dicevo: ma come cadi? Cadi perché inciampi? No, perché non ce la faccio a stare in piedi. E questo per dire che noi, per quanto vicini e per quanto particolarmente legati, non riusciremo mai completamente a capire cosa fa questa malattia realmente all'organismo, però il malato lo percepisce, anche se noi magari non riusciamo ad accorgerci a distanza di una settimana o un mese. In realtà la persona malata di SLA percepisce questo cambiamento e questa degenerazione, quindi giorno per giorno. L'espressione di mia sorella, è vero, è sempre stata un'espressione gioviale, sempre luminosa e sempre allegra. E io devo dire che questa molto probabilmente è stata la caratteristica del suo essere, che l'ha fatta sopravvivere per molto tempo, perché appunto la malattia ha una degenerazione che in genere varia da 2 a 4 anni, non di più. Eppure Linda è riuscita a sopravvivere per quasi 8 anni, quasi il doppio. E secondo me il motivo principale per cui è riuscita a sopravvivere non è stato soltanto l'aiuto dei suoi figli, di tutta la sua famiglia, che siamo stati sempre vicini il più possibile, ma soprattutto è stata questa sua forza d'animo, questa sua luce, questa sua positività, che sicuramente l'ha aiutata e le ha dato la forza. Grazie mille. Sicuramente sarà stato il suo desiderio di vivere, la sua positività, la gioia, a farla sopravvivere, come dice lei, il doppio del normale. E adesso ascoltiamo un altro brano eseguito dai nostri musicisti, è un brano di Schumann. Thank you.
Lucia Divino leggerà un breve brano tratto dal libro. Il caldo invadente del primo pomeriggio dopo pranzo di un normale 7 agosto la rendeva tremolante come l'aria smossa intorno a un fuoco. Ricordo tutto come se fosse ieri, e invece sono passati tanti anni. Riscopro ogni giorno quello che davo come acquisito e di cui facevo semplicemente uso. I movimenti e l'immobilità del mio essere fisico, organico, le mie mani che creano spostamenti nello spazio. Guardavo mia nonna con stupore, riflettendo se avessi preso da lei la tenacia che mi induceva a non desistere mai dagli obiettivi che mi ero prefissata. In quel momento avevo in mente ben altri progetti, ben altre attese. Parole non dette, sguardi e pensieri volteggiavano intorno. Ad un tratto si immaginò stesa a prendere il sole, ad ascoltare il rumore delle onde che lambivano la spiaggia calda e quella rosa. Alta e magra, lunghi capelli rossi che le coprono la schiena, occhi talmente scuri da sembrare scolpiti nell'ebano. È ben consapevole dell'effetto che fa chi la guarda e si destreggia alla perfezione, mentre apre il portoncino si guarda intorno stupita. Il paese non era più quello. Bellissimo. Grazie mille, bravissima. E ci avviamo alla conclusione di questa nostra serata. Sì, io volevo ringraziare anche il papà di Linda, che è qui. Attilio, il signor Attilio, grazie mille per essere qui. E ancora grazie a tutti per aver partecipato. Adesso Cettina vi ricorderà dove potete acquistare il libro. Ok, potete acquistare il libro a quel banchetto lì, troverete Giovanna, la Motta, grazie mille Giovanna, grazie Silvana Speziale per il suo contributo notevole per l'organizzazione. Io voglio ringraziare i ragazzi, Edoardo e Coralì, grazie mille. E ancora grazie al Comune di Brolo e a tutti i partecipanti, noi ci crediamo, ripeto, molto nel progetto e speriamo di dare un contributo importante, grazie mille. E ricordo anche che se volete acquistare il libro online potete farlo sul nostro sito www.stellaratro.it, oppure se volete acquistarlo come ebook su Kindle o su Amazon. Ecco, giusto per darvi un'informazione in più, grazie ancora Giuseppe e buona serata. Ringraziamo ancora Coralì e Edoardo che in chiusura eseguiranno un ultimo brano, Meditation di Massenet. Probabilmente daremo il video per YouTube. Siamo rimasti così.